Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Remedium, un gioco uscito a settembre 2023, un gioco che è uscito in Early Access, lo è tuttora, ma è stato aggiornato. All'inizio aveva solo l'atto 1, ora l'atto 1 e parte dell'atto 2. A settembre dichiararono di voler lasciare il gioco in Early Access per almeno metà anno, 6 mesi. Siamo oltre. Siamo alla versione 0.7, quindi ci vorrà ancora un po', immagino, ma lo proviamo. Il gioco è un twin stick shooter, quindi quei classici giochi che si gioca con il doppio stick del pad. Questo viaggio è pensato per essere solitario e silenzioso, ma puoi attivare questa impostazione se preferisci vivere la storia senza leggere troppo. Boh, vediamo, ma ci sarà un sintetizzatore, vediamo cosa viene fuori. Ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò che è in alto è come ciò che è in basso. E poiché tutte le cose sono e provengono da una sola, per la mediazione di una, così tutte le cose sono nate da questa unica mediante adattamento. Tavola di smeraldo. Vediamo anche come è tradotto, perché ho un po' il dubbio sulla traduzione. Infatti qua non è tradotto, ma siamo in Early Access e ci sta. Lasciando la salvezza di Praga... La sicurezza delle mura di Praga, insomma, affidandomi alla mappa degli archivi, mi sono preso un paio di settimane per raggiungere la mia destinazione. Siamo in un rinascimento post-apocalittico. I sintomi erano ancora bassi grazie alle tinture, insomma, si sta curando. Sto andando per diventare uno dei Wretches. Riempito di fame insaziabile, non riesco a leggere perché va veloce. Ok, praticamente sta cercando l'elisir che è stato creato nella città abbandonata per curare la piaga grigia. Il tempo sta scadendo, bisogna cercare delle rovine a Salisburgo e trovare l'elisir. Questa è la mia sola e unica speranza. Ok, si gioca così, ruotando così. Si potrebbe giocare anche col pad, con il mouse, sì. Ma magari mi trovo anche meglio, perché stavo iniziando col pad, ma mi trovo anche abbastanza lento. Vediamo se si aggiornano... Ok, con la Q c'è la cura, con lo spazio c'è il movimento, ok. Le eucarotte hanno un aspetto simile a quello delle iene, animali che una volta ho visto in un libro sulla fauna africana, va bene. Non riesco a leggere, è tutto veloce. Tasto destro, lancio la granata. Ah, ok. Ah, sì, si aggiornano in tempo reale. Vediamo un po' com'è col pad. Vediamo se riesco a regolare bene. Sì, non è comodissimo, dico la verità. Però devo abituarmi, perché io con i twin stick shooter non sono bravissimo. Comunque, spariamo col mouse, va, proviamo. Tanto, questo gioco lo hanno dichiarato anche giocabile con Steam Deck. E credo che giochi di questo tipo siano la morte sua, della Steam Deck. Va bene. Shift eludi, ok. Questa è la mappa. Bellissima, atto 1 Salisburgo. Siamo ai cancelli della città, abbiamo i progetti da trovare, abbiamo la torre alchemica, abbiamo la fortezza, un sacco di cose, ospedale di San Biagio, molto bella. Nuova registrazione. Sono arrivato, ho dovuto fare una sosta nella foresta per aspettare che facesse buio. Attraverso... È veloce, cazzo, troppo veloce. Vabbè, praticamente, ok, cancelli della città. Bello. Che io sappia, dovrebbe essere finibile il primo, basandomi su quello che dicono le recensioni, dovrebbe essere finibile tra l'ora e l'ora e mezza il primo atto. E sembra anche ben caratterizzato dal punto di vista della storia. Ora, bellissima l'animazione dell'apertura. Oggi è iniziato il viaggio. Ok, se la mappa di quell'archivio non mente, dovrebbe volerci 2-3 settimane per raggiungere la città abbandonata. Ho iniziato a scrivere questo diario, bene. Ah, si sfoglia, bello così. Sono arrivato, ho dovuto fare sosta nella foresta per aspettare che facesse buio. Attraverso gli alberi ho visto delle enormi mura antiche,
incrinate e crollate. La città è effettivamente distrutta. È tradotto bene, devo dire che è tradotto bene. Abbiamo il bestiario. Ok, e abbiamo anche la spiegazione di tutte e le debolezze. Ovviamente ci resta da sbloccare note, condizioni, oggetti. Quindi sarà da vedere. Intanto vedete che a destra abbiamo dei parametri, perché potremmo poi cambiare anche arma. Cosa sono questi? Sono delle armature, eh? Boh. Usa il Laudano per guarire. Ok. Sì, perché la vita è lì a sinistra, credo. Le granate funzionano. Uso il Laudano. Torno. Ok. Ma quanti sono? Ok, non si è capito se il Laudano per curarmi è illimitato o meno. Ok, sto raccogliendo roba che prima non raccoglievo. Ok, uso la cura. Sì, l'ho usato il Laudano per guarire. Vai tranquillo. Ok, abbiamo altre creature. Ali di gufo al posto delle zampe anteriori, escrescenze. Ok, bella descrizione. Granatina, che anche lì non ho capito se sono illimitato o meno. No, c'è un cooldown. Quindi credo che ci sia proprio il cooldown per. Ok, e praticamente vedete che mi stanno salendo delle risorse, che però dopo un po' non salgono. Vedete che sono 25. 2,75. Ok, ah, ok. Sono sorte di, non lo so, potrei ipotizzare anime, rune, cose del genere, di ampia ispirazione soulsiana, se così si definisce. Comunque, devo dire, giocabilissimo anche con il mouse, anche meglio, devo dire. Però adesso vedete che ne ho consumate, non capisco perché le consumo. Anche il sonoro, la musica è molto bella. Sto raccogliendo un po'. Ma vedete, io lancio la granata. Uso questo, uso questo. Mamma mia, quanti sono. La difficoltà è media, quindi non dovrebbe essere proprio neanche facilissimo. Granatina. Ok. Mi curo. Ok, proseguiamo. Tieni premuto per lanciare la granata più in alto, più lontano. Sì, ma perché me lo dice adesso? Là, al volo. Granata al volo. Bene. Il gioco costa comunque 18 euro, 17,99, considerando un prezzo senza sconti. Respawn attivato. Sono arrivato alla piazza centrale. No, non mi sposto rapidamente. È un mix. R, direzione verso l'obiettivo. Ok. Il gioco è mix tra un Metroidvania per il discorso del backtracking, a un Diablo, a un twin stick shooter, quindi come tanti altri visti, il primo il Divers, piuttosto che non c'entra niente col primo il Diver, però. Vedete che sta salendo questa barra qua a lato dell'arma e non vorrei fosse un livellamento della stessa. Uccide la sentinella. Ok, distrutto questo. Abbiamo il primo boss. Il boss che attacca in modo telegrafato, quindi ci mostra dove sta. Dove sta per colpire. Ok, questo dovrebbe.
distruggendo anche l'ultima torretta, dovrebbe darmi accesso al boss. Quindi praticamente è un po' stupido, eh. Ok. Estrai l'essenza della sentinella. Come estraiamo? Con la E, tenendo premuto. Crea una grande esplosione di fuoco. Ok, usa il trasmutatore per applicare l'essenza. Dov'è il trasmutatore? E? Ok. Seleziona il cerchio delle granate. Granata. Laudano. Ah, la cura, ok. Amalgama. Granata, ok. Space. Aspetta che non riesco a capire, ma... Ok, qua spendiamo delle risorse. Danno più 5%. Ah, sì. Danno più 5, danno più 5. Danno più 5. No, non possiamo più spendere nulla. Ok. E quindi... Qua praticamente abbiamo speso queste risorse qui per potenziare la granata. La granata dovrebbe fare più danno. Ora bisogna usare il trasmutatore, ma queste risorse qui vedete che non me le fa usare. Non so dove sia il trasmutatore, intanto fatemi vedere qui. Abbiamo la piazza centrale, che è quella vera adesso. È bloccato altrove. Questo? No, sono tutte risorse che non posso prendere perché sono già al massimo. Però non so dove sia il trasmutatore. Con punto esclamativo me lo dice, ma... Boh. Usa il trasmutatore per applicare l'essenza. Ma l'essenza di che? Vabbè. Seleziona il cerchio delle granate. L'ho già selezionato. Laudano. Il cerchio delle granate. Questo. Ah, ok. Granata. Scusate, ma io quindi che cosa ho fatto qua? Ho potenziato qualcosa. Vabbè. Cerchio delle granate è questo. Genera un'esplosione regolare e torna con un leggero ritardo. Discendente ascendente. Praticamente posso potenziare questo. Premi Enter per applicare. È un po' cervellotico, ma si capirà andando avanti. Applica. Applica. Sì, me l'ha già applicato, immagino. Usa il banco da lavoro, ok. Nuovo schema, mitraglia. Munizione a ripetizione. Quindi usiamo il banco da lavoro. Standard, standard. Munizioni di fuoco. Possiamo montare le... Munizioni di fuoco. Basta. Well, equipaggio le munizioni di fuoco. Quindi premendo F posso montarle. Ah, ok. Ah, vedete che diminuiscono. Ok. Perché poi con la rotella passeremo dalle altre armi. Ah, ok, ok, ok. Capito tutto adesso. E la granata l'hanno cambiata. Ok. Beh, intanto qua possiamo salvare e viaggiare velocemente da una zona all'altra. Questa è una zona chiusa, adesso si è aperta, quindi possiamo andare di qua. E proviamo subito la nuova zona. Non ho capito molto, diciamo, di quella cosa lì, ma vabbè. Mostra direzione verso l'obiettivo. Ok, dobbiamo andare di qua. Onestamente, passo a questa modalità, vediamo. Onestamente non conoscevo il gioco, anche se è uscito mesi fa, probabilmente mi può sfuggire, perché magari non sono un fan della categoria, o non lo hanno pubblicizzato, non lo so. Ma che tra l'altro mi hanno chiuso dentro.
sono rimasto chiuso dentro e sto consumando tutte le munizioni infuocate, anche se in realtà bene o male le recupero. Vediamo, sì, qualcosina la recupero, sempre che quelle siano munizioni. Finiti? Mi piacerebbe. Leucrot. Ok, sì, questi li riconosco già. Ma non mi stanno facendo male. Sono morto, infatti. Era la vita quella sopra. Sono un pirla. Ispezione all'ospedale in cerca di indizi riguardo alla cura. Ok, quindi bisogna andare all'ospedale. Sì, stiamo già andando all'ospedale. Mi sono infossato io in un... in quel giardino lì. Quindi non è la vita. La vita è questa sopra. No, la vita, oh, devo capirci qualcosa, perché la vita è quella rossa. Il problema è che ci sono un numero sopra e un numero sotto e devo capire che cos'è. In caso, vabbè, mi curo per tempo. Adesso attiviamo il fuoco. Scende di 5 alla volta. Una bella, non è chiarissimo della verità, anche se a livello di lore non è assolutamente male, perché comunque tra il bestiario, il diario, le animazioni dell'apertura del diario, mi sembra che è piuttosto curato come gioco, quindi non mi dispiace per niente. Allora, qua non mi fa uscire, ma tanto sarà giusto il tempo di... ok, perché si è bloccato tutto? Sta diventando tutto nero? Cosa sta succedendo? Ok, lo spegnimento del pad mi ha dato qualche problemino, ma sono tornato operativo. Ok, siamo riusciti a uscire. 100 nemici. Fatti finora. Vediamo un po'. No, non voglio accedere al diario adesso, ho da fare. Sbloccato altrove, no? Vediamo. Questo è grosso. E secondo me va colpito dietro. Ok, il Bonacon. Sì, poi il discorso è che il pad secondo me risulta tutto più rilassante, perché ve lo potete giocare sdraiati sulla televisione, sullo Steam Deck. Quindi bubboni. Bubboni fase 1. Comunque io credo, ho appena sviluppato uno dei sintomi della peste, il quale avrà effetti negativi sulle tue abilità. Ok, ho preso una malattia. Bene. 1 è segnato qua sotto, infatti. Chissà se c'è una cura. Va bene, andiamo avanti. Tanto qua le munizioni non mancano. C'è un progetto lì. Devo capire come arrivarci. Non da qui. Sì, poi è un inferno di proiettili, come vengono definiti questi giochi. Si salta giù. E qua si prendono altri bubboni. Poi diventano delle arene alla fine i vari livelli. Ok, quello è andato.
Ok, è andato anche qui. Ma quanti sono? Sì, poi non è assolutamente un problema il discorso dei proiettili infuocati. Probabilmente il fuoco comunque non farà male ad altri tipi di nemici. Qua è chiuso. No, si passa. Ok, stiamo andando verso la direzione dell'ospedale, immagino. Posso salire da qui? Sì. Vorrei dare un'occhiata alla mappa, capire dove sono. Dovrebbe esserci un passaggio verso l'ospedale. Ma almeno qui non c'è. Da qui non si passa. Ah, su di là. Probabilmente su di là. Proviamo. Questa è la manticola. Ok, abbiamo il respawn attivato. E qua abbiamo un progetto. Nuovo sigillo della peste, bubboni con la C. Bubboni, varianti della cura. Resistenza al caldo, ritardo nella rigenerazione in 6 secondi. Ah. Ma quindi? Hai trovato un sigillo che può essere usato per sbloccare temporaneamente un sintomo specifico o migliorare l'abilità. E quindi? Attiva, disattiva. Ah, ok. Bubboni. Lo attivo o lo disattivo? Body, corpo, mente e spirito. Ah, ok. Ho attivato altre cose. Mamma mia, si è complesso. Questo gioco qui andrà ripreso sicuramente in mano quando sarà uscito. E sarà magari tutto completamente tradotto. Per approfondirlo, perché il gioco è bello ricco di cose e a tratti anche incomprensibili. Nuovo schema sega ossa, canna mitragliatrice, quindi io posso prendere questo. No, ma scusami. Ho preso una... No, non me la fa fare. E niente, qua va avanti ancora. Devo capirci meglio. Sicuramente per me è sempre una buona cosa quando un gioco non mi si apre davanti, mi dà tutte le possibilità in 20 minuti. Anzi, devo dire che bello il sistema di shooting, divertente. Non ci ho capito molto di tutto il resto. E questo è positivo perché abbiamo visto che ci sono le parti di crafting, ci sono lo shift delle armi con le relative munizioni, questi indicatori delle anime che si prendono e soprattutto l'evoluzione del corpo, della mente e dello spirito con i bubboni della peste. Quindi ci sarà sicuramente da approfondire. 18 euro può valerli in early access? Sì, secondo me sì. Tenete conto che potrebbe anche aumentare di prezzo una volta che uscirà. Secondo me potrebbe uscire verso l'estate, fine estate. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo e alla prossima. Ciao ciao.